Pace bene. Oggi il 13 maggio ricordiamo la Beata Vergine nelle apparizioni di Fatima. Ascoltiamo. Il 13 maggio del 1917 a Fatima, in Portogallo, apparve a tre pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta, la Vergine Maria. Apparve per sei volte, per sei mesi consecutivi, ad ogni 13 del mese. È la prima apparizione del XX secolo, dopo quella a La Salette nel 1846, a Lourdes nel 1858 e a Castel Petroso nel 1888. In queste apparizioni, come quella del 1432 a Caravaggio e quella del 1531 a Guadalupe in Messico, la Vergine si rivolse a giovani di umili condizioni sociali, per lo più pastorelli. Otto giorni prima dell'apparizione, Papa Benedetto XV, poiché la Prima Guerra Mondiale continuava a perdurare, invitò i cattolici di tutto il mondo a pregare per ottenere la pace per intercessione di Maria. Prima delle apparizioni della Vergine, fu l'angelo della pace a presentarsi per primo ai bambini, ai quali chiese la preghiera. La domenica del 13 maggio del 1917, dopo aver ascoltato la Santa Messa, i tre cuginetti si recarono a pascolare fino alla cova da Irea, una grande radura a forma di anfiteatro che aveva una piccola altura. Mentre giocavano nel cielo, apparve un bagliore bianco che i bimbi scambiarono per un temporale e mentre cercavano di portare il loro gregge al riparo, vicino ad un leccio, apparve una bella signora vestita di bianco che li rassicurò e gli chiese di tornare per sei mesi consecutivi nello stesso giorno e poi una settima volta. Chiese loro se volevano offrire la propria sofferenza per la conversione dei peccatori e per la pace del mondo. I pastorelli accettarono. Dei tre, solo Lucia e Giacinta riuscivano a sentirla, ma solo Lucia le parlava. Francesco, invece, la vide solamente. Nonostante la Madonna chiese di non rivelare nulla, Giacinta si lasciò sfuggire il segreto. Da allora, durante le apparizioni, la gente accompagnava i bambini. Dopo la terza apparizione, il 13 agosto del 1913, i pastorelli vennero arrestati dal sindaco anticlericale di Vilanova d'Eurem e messi in prigione per intimorirli. Il 19 agosto ai tre pastorelli apparve la Vergine nel luogo chiamato Valinus e chiese ai ragazzi la costruzione di una cappella nel luogo delle apparizioni, con le offerte lasciate dai pellegrini. Nell'apparizione del 13 settembre promise che nell'apparizione successiva ci sarebbe stato un miracolo. Nella sesta apparizione Lucia chiese il nome della signora, che rispose dicendo che era la Madonna del Rosario e che voleva una cappella costruita qui in suo omaggio, che si continuava a recitare il Rosario tutti i giorni. E poi disse che gli uomini non dovevano offendere il Signore e che la guerra sarebbe finita e che i soldati sarebbero tornati presto alle loro case. Poi avvenne il miracolo, il prodigio del sole che tremò e fece movimenti bruschi. Quando tutto ciò finì, la Signora si elevò verso il cielo e i tre veggenti poterono vedere accanto al sole Gesù bambino, San Giuseppe e la Madonna. In pochi attimi ebbero anche la visione di un uomo adulto che benediceva il mondo e la Madonna che a Lucia parve essere la Madonna addolorata. Infine, una terza scena, la Madonna del Carmelo con lo scapolare in mano. Come predisse la Vergine del Rosario, Giacinta e Francesco morirono rispettivamente a 9 e 10 anni a causa della spagnola. Il 13 ottobre del 1930, il vescovo di Leiria dichiarò degne di fede le visioni dei tre bambini, autorizzando il culto alla Madonna di Fatima. Sul luogo delle apparizioni nacque un santuario che comprende la Basilica di Nostra Signora del Rosario di Fatima, dove sono venerati i resti mortali dei tre veggenti. Vennero beatificati il 13 maggio del 2000 da San Giovanni Paolo II
e vennero canonizzati il 13 maggio del 2017 da Papa Francesco. Lucia, inizialmente religiosa delle suore di Santa Dorotea, a 41 anni entrò nel Carmelo di Coimbra col nome di Suor Maria Lucia di Gesù e del Cuore Immacolato. Morì a 98 anni il 13 febbraio del 2005 nel convento carmelitano di Coimbra. Dal 19 febbraio 2006 riposa nella stessa cappella dove sono conservate le spoglie di Giacinta. Il suo processo di beatificazione, ottenuta la dispensa dai 5 anni dalla morte, iniziò nel 2008 e si concluse nel 2017. Gli avvertimenti della Vergine Maria sono un invito alla speranza, che nasce dalla certezza che Dio vuole il nostro bene ad ogni costo. Come non rimanere sbalorditi e con un cuore pieno di gratitudine verso Maria, che si piega verso l'umanità e sempre tenta, con questi mezzi anche straordinari, di riconquistare i suoi figli all'amore verso il suo figlio, verso Gesù Cristo. Qui abbiamo la storia di questi tre semplici bimbi, questi umili pastorelli, che però a un certo punto fanno un incontro veramente importante nella loro vita, che cambia la storia della Chiesa e cambia anche la storia di tante, tante, tante persone. Ci mettiamo sotto i piedi di Maria come questi umili pastorelli e la supplichiamo di rimanere sempre accanto all'umanità, di non abbandonarci. Chiediamo di vigilare su di noi e, come fa anche una madre, anche di rimproverarci e di guidarci verso la verità, perché ne abbiamo tanto, tanto bisogno. Santa Maria, nostra madre, prega per noi.